Ciao ragazzi, qui è Sadit97 e benvenuti in questo video aggiornamento. Sì, ragazzi, allora quest'oggi volevo un attimo parlare con voi di una notizia che ho saputo da poco su internet. A quanto pare, ragazzi, ora andiamo qua, mentre combatto vi parlo. Ragazzi, a quanto pare ci sarà un nuovo, e ripeto, un nuovo DLC di Dragon Ball Xenoverse 2. Che avremo a che fare con due nuovi personaggi. Questi due nuovi personaggi sono Majin Buu, dopo aver, sto leggendo, Majin Buu dopo aver assorbito Gohan, quello supremo, e Darbula. Allora, ragazzi, la mia impressione un attimo su Let's questo do this. nuovo DLC è questo. Non è granché, perché ragazzi, alla fine uno si aspettava un nuovo DLC. Aspettate, fate un attimo. Tarles, vai, dai, tanto alla fine è tutto combattimento. E ragazzi, non so per quale motivo hanno deciso di fare questo nuovo DLC. Comunque è bello perché alla fine uno vuole vedere Majin Buu fatto così, anche Darbula, che poi se riflettiamo bene e ci pensiamo un attimo, Tao e Darbula sono fratelli, ah. Eh? Quello che voglio dirvi io a voi è questo, che sono fratelli, quindi quello che posso dirvi, dai, ci può stare l'idea che ci può stare Darbula, però Majin Buu, no, però scusate ragazzi, sto perdendo un po' il filo perché Tarles, guardate quanto me ne sta dando sto frocio del cazzo. Ovviamente, però, da quest'ultimo DLC è soltanto con personaggi, ah, quindi non credetevi che verrà fatto con che ne so, con una modalità storia. No, non verrà fatto la modalità storia. Raga, fate veramente attenzione, ah. Cioè, oddio. Per lo più è soltanto per i personaggi. Speriamo che non costa, però, cazzo. Porca puttana. Vai. Ok, guardate la bellezza dell'onda energetica. Ci facciamo un'altra battaglia, ragazzi. E poi, ragazzi, però una cosa positiva di questo DLC è perché se uno gioca Majin Buu dopo aver assorbito Gohan, è bello perché alla fine ripercorre tanto quell'evento tra Vegeku Super Saiyan e Majin Buu, quello là. Me lo ricordo tale e quale. Scusate un attimo. Ok, penso che così il microfono va benissimo. E parliamo anche di un'altra novità che ho sentito. A quanto pare aggiungeranno anche Zamasu come maestro. L'idea non c'è male, perché ecco, mo c'è proprio Zamasu contro Goku Super Saiyan Blue, proprio per vedere un po' come è fatto, dai, questo DLC. Ragazzi, a quanto pare hanno detto ancora quelli della Bandai Namco che non è ancora finita, attenzione. Io personalmente, come la penso, ci può stare e ci può stare. A quanto pare dal video, anzi no, dalla notizia che ho visto qua, a quanto pare abbiamo a che fare con un Majin Buu che fa la mossa finale, quella di subito. Oh, ecco, infatti, perciò lo metterò come maestro Zamasu, perché è leggermente forte. Dai, vediamo di non fare figure di merda. Ah, è questa quell'altra versione, ah sì. Ok, va benissimo. E poi un Darbula che a quanto pare dovrebbe avere la mossa finale, quella classica che pietrifica le persone. Non è male però, ragazzi, non mi dispiace però il fatto di Darbula, perché Darbula mi piace l'idea di, mentre uno combatte, di prendersela a quel posto, ah. Il fatto di avere Zamasu come... Questo va benissimo perché vedete, Zamasu, quello è l'unico... Differenza di Black Goku, non mi devo permettere di dire questo, perché quello Zamasu pure è forte, no? Perché il Zamasu, qual è il suo problema? Zamasu è forte, no? Lo ammetto, diciamo che come potete ben vedere è anche mezzo bastardo. Ecco, vedete? E l'ho sconfitto. Vabbè, ragazzi, io il video lo concludo però dicendo io personalmente come la penso, va? Vabbè ragazzi, l'idea a me di questo DLC non mi dispiace, eh? Cioè mi garba tanto vedere Majin Buu. Ragazzi, quando arriverà ovviamente io vi farò vedere tutto, eh? Vedremo i pregi, i difetti. Vabbè raga, voi dovete stare soltanto tranquilli, però ditemi, concordate con voi sotto giù nei commenti se
Pensate che... Eccolo qua, ragazzi. Chi è l'eroe di Gotham City? Eccolo qua, sono io, sono io. Sadit97, eroe del mondo di Dragon Ball. Eug, e tu che dicevi che Dragon Ball faceva schifo? Ah! Vabbè, ragazzi, diciamo che io il video lo posso pure concludere qua. Però una cosa che volevo dirvi, e concordate con me, perdono se sto diventando il balbuziente, concordate su di me su una cosa. Se veramente volete, come posso dirvi, un DLC che ha interno anche i nuovi personaggi di Dragon Ball Super, faccio l'esempio che ne so, di G-Red, che poi dopo tutto G-Red e IT, l'assassino del sesto universo, sono imparentati alla fine. A parte che vedendo un po' Dragon Ball Super, sto vedendo anche le ultime notizie di G-Red, perché a quanto pare G-Red è un avversario tosto che Goku sta avendo. Vabbè ragazzi, eppure che vi posso dire? Cosa mi aspetto anche da un nuovo DLC? Ragazzi, Zamasu fusione corrotto, ovvero Nerd Zamasu, ovvero la fusione tra Black Goku su Super Saiyan Rosa, Zamasu che hanno chiesto la luce del potere quando una volta fusi e si fanno e diventano di quella materia. Se lo fanno, raga, veramente faccio i salti di gioia. Perché ragazzi, qual è una piccola pecca di Dragon Ball Xenoverse 2? Ha parecchie cose, però è troppo ripetitivo. Lo ammetto e concordo anche con alcuni di voi che può essere così. Però, ragazzi, speriamo che tutto va bene. Ragazzi, allora vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento ed iscrivervi al canale. Guarda, Sadit97 è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!